Respira bene tour con il sindaco di Monte di Procida Peppe Pugliese al liceo Seneca. Allora, sindaco, bisogna insegnare ai ragazzi a gettare le sigarette. Sì, è fondamentale. Diversi studi dimostrano, anche del Ministero, dimostrano che i bambini cominciano a fumare alle scuole medie, provano le prime sigarette, per poi consolidare questa pessima abitudine alle superiori. Quindi è un dato allarmante che ci preoccupa non poco. E quindi ho ritenuto in prima persona scendere in campo e combattere questa battaglia verso, diciamo, questo che è un danno enorme, perché sappiamo che il fumo è la prima causa di mortalità oggi per patologie, diciamo, una serie di patologie connesse, quindi è il principale indiziato e noi dobbiamo fare tanto. Io da sindaco mi sono sentito di intervenire in prima persona, ho riscontrato l'interesse e la disponibilità di un giovane pneumologo, Gianfranco Scotto di Frega, e ovviamente anche la disponibilità del mondo scolastico, la dirigente che ringrazio. Sono da sempre sensibili, è una scuola che non si chiude in se stessa ma apre le porte all'accoglienza, alle altre istituzioni e ai diversi soggetti del territorio per discutere di tematiche di grande interesse. Preside Tuzzi, allora molto importante formare i giovani, c'è un auditorium pieno. Sì, noi abbiamo voluto destinare questo incontro proprio ai ragazzi del biennio, proprio perché abbiamo una particolare attenzione e sensibilità verso queste problematiche giovanili che riscontriamo sul campo e verso le quali la scuola ha il dovere, diciamo, di mettere in campo delle azioni di prevenzione. E quindi la lotta al tabagismo, ma anche abbiamo fatto un incontro, diciamo, legato alla prevenzione sulla strada relativamente agli incidenti che purtroppo avvengono non solo in questo territorio, quindi in collaborazione anche col comune di Bacoli, dove abbiamo affrontato anche questo tipo di problematica. Quindi noi cerchiamo di lavorare sulla prevenzione di questi eventi che vanno sicuramente a cercare di fare prevenzione verso i nostri ragazzi, a tutelarli. Quindi.